Il 18 agosto del 1978 un ragazzo tedesco di 19 anni, Dirk Hammer, è stato colpito a morte da una pallottola sparata dal principe Vittorio Emanuele di Savoia. C'è stato un processo 13 anni dopo la sparatoria e lui è stato assolto. Adesso noi, grazie al Fatto Quotidiano e grazie alla sorella del ragazzo ucciso, Birgit Hammer, siamo in grado di mostrarvi per la prima volta il video in cui Vittorio Emanuele di Savoia, in carcere a Potenza nel 2006, ammette di aver fregato i giudici francesi, ammette di aver sparato al ragazzo tedesco, fa vedere anche come ha sparato al ragazzo e dice: avevo una batteria di avvocati, li ho fregati tutti, ero sicuro di vincere. Prima racconto il delitto perché io ero presente. Mi sveglio in mezzo alla notte con delle urla che: italiani di merda, vi ammazzo tutti! Uscire da tutte le faccende in cui è stato implicato negli anni, dal traffico d'armi, dall'omicidio di tuo fratello, dall'inchiesta di Potenza, da dove viene tutto questo potere? Perché sembra eccessivo. Io voglio chiedere al popolo italiano, al sovrano, che è il popolo italiano, un processo vero e proprio. Un processo come ce l'avrebbe qualsiasi uomo della strada. Qualsiasi uomo comune, un processo degno di una repubblica.